Ciao a tutti e benvenuti in un mio nuovo video. Questo è il video dei prodotti terminati del periodo e credo che sarà l'ultimo video prima di Natale, quindi se fosse così vi faccio già gli auguri di Natale, anche se purtroppo sarà un po' un Natale diverso. Allora, giù nell'info box troverete i link di alcuni prodotti che vi mostro, prezzi, inci, appallini, review, trovate tutto giù. A questo giro non ho fatto la recensione sul blog di tutti i prodotti, quindi non troverete le informazioni di tutti, ma ho avuto pochissimo tempo e quindi niente, non sono riuscita a farlo di tutto. Allora, parto con il primo prodotto che è l'acqua balsamo di Quanticlicium. Ne resta ancora un fondino, ma ve lo faccio vedere comunque. Questo prodotto io l'ho aperto e iniziato a utilizzare circa 2 anni fa perché l'avevo ricevuto in omaggio al Sana dall'azienda e l'ho utilizzato ogni volta che mi sono lavata i capelli e mi sembra, se non sbaglio, di averne regalato anche una piccola quantità a Giulia e niente, mi ha durato 2 anni. Calcolate che questo fondino c'è questo fondino da mesi praticamente, comunque è durato tantissimo, ne bastava veramente poco. Lo vado a mettere dopo aver lavato capelli a capelli umidi prima di pettinarli e di asciugarli. Mi piace moltissimo perché non va ad appesantire i capelli, a sporcarli, a ungerli, ma li va a districare alla perfezione, cioè veramente la spazzola scivola, che è una meraviglia, e quindi è un prodotto che io ho adorato e ve lo straconsiglio. Prodotti Quanticlicium per i capelli, a me per ora sono piaciuti tutti. Poi ho terminato questo bagno schiuma della Yves Rocher alla pesca, un vecchio prodotto che ormai non fanno più, che avevo da tantissimo tempo tra le scorte. L'ho portato qua dai miei perché, essendo un boccione da 400 ml, perlomeno un 4 finiva un po' prima. La profumazione non mi è piaciuta granché, niente, io personalmente mi ci sono lavata i piedi, gli altri hanno fatto anche la doccia con questo prodotto, non è stato il mio preferito tra i bagno schiuma Yves Rocher. Altro bagno schiuma terminato è questo qua della Johnson al yogurt, pesca e cocco. La profumazione è buonissima, è piaciuto tantissimo sia a me che a mia sorella. Io questo qua 750 ml avevo iniziato ad utilizzarlo a casa mia da sola, poi siccome è un boccione infinito, quando sono venuto qua dai miei mi sono portata dietro anche questo, l'ha utilizzato anche mia sorella ed è finito un po' prima, perché questi boccioni così grandi per le famiglie sono ottime, per persone che come me abitano da soli durano un'eternità e alla fine stancano. Io utilizzo anche la spugna quella in rete e quindi metto veramente pochissimo prodotto e mi dura una vita. Comunque buono, non mi ha seccato la pelle, lava bene e questa profumazione è buonissima, forse un po' più adatta al periodo estivo, ma comunque veramente veramente molto buona. L'avevo preso perché tutti ne parlavano benissimo, soprattutto della profumazione, e volevo provarla anch'io. Ottimo. Poi ho terminato, allora, una maschera per i piedi di Perdermal, questo qua, buonissima profumazione, non sono calzini quelli esfolianti, ma sono solamente idratanti al burro di karité. Mi sono piaciuti, l'unica cosa è che i calzini non avevano la chiusura alla caviglia, quindi erano un po' scomodi, erano comunque ben imbevuti, piedi idratati, ma questo effetto di idratazione non è durato tantissimo, quindi per me è un nì. Poi ho terminato anche i guanti, invece, come si dice, la maschera per le mani di G9 Skin. Questa qua mi è piaciuta. La profumazione è veramente veramente molto molto gradevole, i guanti erano ben imbevuti, avevano il laccettino qua ai polsi per tenerli fermi, si poteva utilizzare anche i touchscreen del telefono, funzionava benissimo e ha lasciato le mani veramente molto morbide e idratate. Questi qua mi sono piaciuti. Poi ho terminato questo balsamo per capelli di Amica, i prodotti Amica ho visto che si trovano da Sephora. Volevo fare la recensione di questo balsamo ma non sono riuscita a trovarlo, quindi non so se ha cambiato packaging, ha cambiato formulazione oppure il prodotto è stato tolto e sostituito da qualcos'altro. Comunque è un prodotto che a me è piaciuto tantissimo, mi è durato un'infinità di tempo. L'unica cosa, come avevo previsto, questa confezione molto dura è stata scomoda perché il balsamo era veramente molto molto denso e quindi ho dovuto tenerlo tutto il tempo a testa in giù, e poi per andare a fare uscire il prodotto dovevo
strizzarlo con i denti perché con una mano sola non riuscivo. A parte questo problema del packaging, basta una lacrima di prodotto, districa all'istante, alla perfezione i capelli, non li vado a appesantire o a sporcare, quindi un prodotto ottimo e mi è durato un'eternità perché appunto ne bastava poco, quindi mi è durato tantissimo tempo. Ho terminato poi lo shampoo Sinergy, questo qua è lo shampoo volumizzante per capelli fini e senza tono. Questo mi è stato regalato da mia cugina che fa la parrucchiera, mi è piaciuto molto, una buona profumazione, lavava bene i capelli, non li andava ad appesantire. Questo effetto volumizzante non l'ho notato, però comunque come shampoo a me è piaciuto molto. Non so dove si possono trovare questi prodotti, forse da parrucchieri. Per il viso invece ho terminato questa schiuma detergente della linea Aloe idratante lenitiva di Bottega Verde, un prodotto che forse non fanno più, non lo so. Io ho trovato questo prodotto tipo a 1 euro nel sito di Bottega Verde. Ogni tanto nel sito si trovano questi prodotti a veramente pochissimo, magari prodotti che poi o sono rimanenze o sono prodotti che vengono poi tolti dal commercio. L'ho acquistato, mi è piaciuta, una buona profumazione, lava bene il viso, non lo va a seccare. L'unica cosa è che non era una schiuma bella corposa, era un po' molliccia, ecco, però comunque il prodotto mi è piaciuto, non bruciava gli occhi, buono. Ho terminato i quadrotti della Sien, questi qua grandi, che però non mi sono piaciuti molto. Allora, quelli piccoli della Sien mi piacciono tantissimo. Questi grandi, che io ho utilizzato più che altro per la gattina, non mi sono piaciuti perché andavano a sfaldare e perdevano pelucchi, quindi questi non li andrei a ricomprare, mentre quelli piccoli sono molto molto validi. Poi dentifrici, ne ho terminati tre, uno non ce l'ho qua ed è dell'Angelica, stessa linea di questo ma eucalipto e menta, mi sembra molto molto buono, ma questo qua lime e menta mi è piaciuto di più e piace anche a mia sorella, infatti questa è tipo la terza confezione che acquisto. L'inci è buono, il sapore è buono, lava bene i denti, lascia l'alito fresco e costa pochissimo, io lo trovo da Mauris. Altro dentifricio è questo di Azeta, multiprotezione. Questo qua non lo so, era qua in casa, lo compra mamma, io l'ho utilizzato, un buon dentifricio, ma niente di che, ecco, io per casa mia non l'andrei ad acquistare, comunque non male. Poi terminato in realtà due confezioni, ma una l'ho gettata, di Neutromed detergente intimo delicatezza, buono, mi è piaciuto, non mi ha dato problemi di irritazioni, pruriti eccetera, lava bene ma comunque rimane delicato sulla zona e è buono. Credo di averlo comprato anche per casa mia, ma ancora non ho iniziato ad utilizzarlo. Ok, questi erano i prodotti che ho terminato in questo periodo. Fatemi sapere che cosa avete terminato voi. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like, un commento ed iscrivetevi al mio canale perché in questo modo mi aiutate a crescere. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!